Salve ragazzi, benvenuti a questo nuovo tutorial al riguardo l'importazione di assets realizzati in Blender e importati su Godot. Riprendendo il gruppo di assets che avevo realizzato tempo fa, di cui vi allego sotto il video il link al riguardo, vi spiego come si importa come si importano gli oggetti su Godot. Al momento ho selezionato tutti gli oggetti e li sto esportando direttamente in formato DAE. Quindi lascio tutto sommato i parametri normali e applico le modifiche e flaggo il comando Selection Only. Ok, tutti questi asset sono stati esportati in un unico file. Questo perché è possibile anche importare tutta la scena volendo in formato collada. Sto esportando al momento anche la parte del terreno con il mare, quindi ground, e lo salvo in formato DAE. In questo modo posso importare tutti i file DAE direttamente su Godot. Ma esiste anche un altro sistema, cioè realizzare tutta la scena in Blender, posizionare tutti gli assets e importarli direttamente come se fosse una scena già completa. In più Godot ci dà la possibilità di selezionare gli elementi, quindi singolarmente, tipo un muretto, tipo un alberello e tipo la casa, e spostarli anche direttamente in Godot. Al momento qua nel video sto facendo vedere come esportare gli elementi singoli. Ecco, in questo momento ho importato invece tutta la scena impostata in Blender. Come vedete, questa è tutta la scena con gli elementi. Li esporto in collada, abilito sempre, applica i modificatori e seleziona tutto, soltanto quello selezionato, il flag soltanto, quindi selection only, e esporto in DAE. Ovviamente il file sarà un pochino più grande, però Godot riesce a gestire tranquillamente la scena. Tempo del salvataggio. Ecco, ha finito di salvare Blender e passiamo a Godot. Ci realizziamo un nuovo progetto, selezioniamo la cartella dove vogliamo salvare il nostro progetto Godot. Io scelgo la mia cartella Godot Project. Ok, salvo, seleziono più che altro e metto e inserisco il nome del progetto. Ok, Mediterraneo Asset, e indico di creare la cartella all'interno di Godot Project. Crea, benissimo, e siamo in Godot. Dopo che abbiamo realizzato la nostra cartella, andiamo a selezionare i file appena realizzati in Blender. Ecco, un attimino, 3D, casa cantoniera, ed ecco i file DAE. Li selezioniamo tutti e mi seleziono anche le texture. Benissimo, copio. Vado a selezionarmi la cartella all'interno di Godot. Ok, e faccio un'incolla. Come vedete, eccoli qua i file. Automaticamente vengono caricati all'interno di Godot. Questa cosa è fantastica. Quindi si importa tutto. Come vedete, il tempo dell'aggiornamento di Godot, ed ecco qua, abbiamo gli asset, come vedete,
Ah, bisogna realizzare una scena root, quindi andiamo su Spatial direttamente, la importiamo, e sotto Spatial possiamo importare tutti i file della nostra scena. Mettiamo Assets, lo rinominiamo, e importiamo, possiamo drag and drop direttamente sulla finestra di Godot, e quindi li abbiamo importati. Continuiamo. Come vedete, possiamo anche posizionarli con le classiche frecce. Possiamo dividere anche la scena per posizionare tutti i nostri assets sull'asse Y, che è invertito, non è come in Blender dove Z è l'asse verticale, ma è Y. La Z, in questo caso, in Godot, è l'asse in profondità. Ma come vedete, nella nostra scena è tutto raggruppato. Quindi la cosa da fare adesso è entrare nella scena root. Un attimino. E riportiamo la vista normale. Come vedete, questo è tutto un unico gruppo. Per muovere tutti gli oggetti separatamente, entriamo in scene root, lo rinominiamo. Ok, asset di scena. E possiamo creare una nuova scena ereditata. Questo ci dà la possibilità di muovere gli oggetti separatamente. L'importante è salvare, quindi salviamo la scena appena realizzata come asset di scena. Ok, andiamo nella scena principale, la cancelliamo quella appena realizzata e importiamo quella che abbiamo salvato. Quindi andiamo a linkare asset di scena. Ok, questo perché avevo dimenticato di selezionare il root padre. Questo perché così noi possiamo modificare la scena dove abbiamo i nostri asset, quindi possiamo duplicare gli alberelli e preparare la nostra scena come piace a noi. Come vedete, io posso selezionare singolarmente i muretti, duplicarli. Quando li salviamo verranno in automatico aggiornati nel progetto principale. Questo è comodo se vogliamo realizzare vari livelli con gli stessi assets che vogliamo sfruttare. Andiamo al materiale. Il materiale, al momento, come avevo fatto io nel progetto, erano soltanto due, uno generale e uno soltanto per le foglie. Quindi andiamo in albedo, assegniamo con drag and drop la texture che avevo caricato e immediatamente viene aggiornata. Abbassiamo il metallic e lo specular per evitare che siano lucidi, impostiamo a 1 il roughness perché è l'opposto dello specular per evitare che sia una scena un materiale riflettente. Adesso per tenere un po' d'ordine realizziamo un nuovo nodo, quindi andiamo, aggiungi nodo figlio, può essere anche un classico node, e lo rinominiamo Elements. Selezioniamo tutte le mesh della scena, perché altrimenti diventa lunghissima. Lì drag and drop direttamente sul nodo Elements, così lo possiamo chiudere e tenere pulito e ordinato il nostro pannello. Aggiungiamo una luce, quindi selezioniamo Light, Directional Light, creiamo. Come vedete, si è illuminata la nostra scena. Possiamo direzionare anche la nostra light. Andiamo selezioniamo la scena, andiamo a selezionare shadow, abilitiamo le ombre e voilà. In tempo reale abbiamo realizzato le ombre. Molto veloce Godot, veramente. Poi si possono anche fare il bake delle ombre, ma questo lo vedremo anche più avanti. Al momento studiamo soltanto come importare il materiale della nostra scena all'interno di Godot. Come vedete, non posso selezionare
singolarmente le mie piante, le posso con Shift D duplicare e realizzare la nostra scena come vogliamo noi, utilizzando i nostri asset tutti separati importati da Blender. Là, come vedete, semplice, ecco, dobbiamo inserire le foglie, quindi andiamo a selezionare il materiale delle foglie degli agrumi, andiamo su Albedo, facciamo un drag and drop della texture, tempo che la carica, voilà, abbassiamo il metallic, lo specular, portiamo un roughness per evitare che siano lucide, perché vogliamo dare uno stile cartoon, e andiamo in flag e abilitiamo la trasparenza. Via, ecco qua, e questi sono i nostri asset importanti. Possiamo, non lo so, fare una prova, duplicare un binario, Shift D, ops, ecco, duplicato. Possiamo montare il nostro set come piace a noi. Quindi salviamo la scena. Adesso, tempo del salvataggio, importiamo il nostro mare e il nostro ground che abbiamo realizzato in Blender, facendo direttamente un drag and drop della mesh, quindi ground più C, copriamo il mare, ecco qua. Come vedete, il materiale è stato abbinato in automatico, perché effettivamente noi utilizzavamo solo un materiale con un'unica texture. Voilà. Ovviamente, se vogliamo modificare la forma, bisogna andare in Blender e modificare la forma del terreno. Quindi possiamo, ne so, muovere la parte della galleria, possiamo piazzarla così. Fare un esempio, come è possibile muovere i singoli asset realizzati. Andiamo su Transform, scala, possiamo modificare la scala. Oppure possiamo utilizzare direttamente le frecce o il gizmo. Benissimo, e questa è la scena che è facile da realizzare in Blender. Adesso salviamo e vi mostro come invece è possibile importare la scena direttamente realizzata da Blender. Più o meno è la stessa procedura, ma in questo caso avremo già tutti gli alberi, tutte le piantine, tutti gli elementi posizionati al posto giusto, direttamente realizzati in Blender. In questo momento che abbiamo salvato, si aggiornerà la scena principale. Questa è la scena principale. Adesso cancelliamo il nodo che abbiamo realizzato, quindi questa scena appena realizzata, selezioniamo e cancelliamo. Benissimo, adesso importiamo tutta la scena che avevamo realizzato in Blender, ecco qua. Ovviamente il materiale era stato realizzato prima, l'ha mantenuto, come vedete ci ha importato velocemente tutto quello che era stato realizzato in Blender. Tutte le piante sono al posto giusto. Adesso, come ho fatto poco fa, possiamo entrare nella scena root, creiamo una nuova scena ereditata. Benissimo, la salviamo. Questa era quella di prima, questa è quella appena realizzata. La salviamo nella nostra cartella del progetto. Scena completa. Ok, quindi
In questa modalità noi possiamo muovere singolarmente i nostri elementi. Possiamo sempre muovere a nostro piacimento le nostre mesh. Quindi per esempio il carrettino si può spostare. Come vedete, possiamo muovere il cancello, ruotarlo. Tutto modificabile. Per esempio gli alberelli qua sono un po' inclinati, li posso raddrizzare direttamente. Questa funzione è ottima perché ci dà la possibilità anche di muovere la scena a nostro piacimento e sistemare magari qualcosa che non ci quadra, la possiamo sempre modificare all'interno di Godot. Ecco fatto, molto molto comodo. Ovviamente possiamo duplicare, sistemare tutto quello che noi vogliamo. Possiamo muovere anche un vagone, ecco qua, come vedete, sull'asse. Ovviamente possiamo sempre possiamo raggruppare tutto in un nodo, quindi creiamo un nodo vuoto, selezioniamo tutte le mesh che fanno parte della scena, e lì spostiamo nel nostro nodo, così possiamo chiudere e quindi essere anche un pochino più fluidi nel nostro progetto, anche più ordinati. Ecco fatto. Quindi andiamo a sistemare anche la fonte di luce, quindi il sole. Ecco fatto, che è stato importato direttamente dal progetto in Blender. Anche questa è una cosa molto comoda. Impostiamo anche l'intensità e le ombre ed ecco fatto la nostra scena con le ombre, come vedete. Salviamo la nostra scena figlia, quindi scena completa da Blender, la salviamo. E come abbiamo fatto nell'esempio precedente, dobbiamo andare a sostituire quella appena realizzata con quella che avevamo importato. Quindi un attimino che finisce di salvare. Ok. Quindi andiamo nel nostro progetto principale, dobbiamo cancellare questo nodo perché, come vedete, non è aggiornato con il sole e con le ombre, quindi dobbiamo eliminarlo. Selezioniamo dalla finestra. Lo eliminiamo e importiamo tramite link la scena completa. Praticamente viene linkata, come al solito dimentico di selezionare il nodo principale, verrà linkata alla scena che abbiamo creato precedentemente. Quindi ogni modifica verrà automaticamente aggiornata nel progetto principale. Ecco, come vedete è stata aggiunta l'ombra e la fonte di luce. Qua possiamo vedere, poi smanettando con i parametri della fonte di luce, quindi dalla light dal pannello inspector, possiamo sistemare i piccoli errori che si formano. Come vedete, questa ombra che è diciamo distaccata dalla mesh principale. Quindi andiamo sul progetto figlio, andiamo nel pannello inspector della light. Vedete, mi avvicino per guardare meglio l'effetto. Andiamo a selezionare la nostra fonte di luce, andiamo nel pannello shadow e modifichiamo il bias, lo portiamo a meno 0,1, e andiamo in direction shadow
e la distanza massima la portiamo a 100 per esempio, 50, possiamo fare i nostri tentativi. Come vedete abbiamo sistemato la nostra ombra. Direi che per questo tutorial è tutto, Godot sembra abbastanza interessante e prevedo delle belle cose sinceramente su questo motore, specialmente che è un motore free, un motore libero e spero che ci dia tante soddisfazioni. Quindi ragazzi, alla prossima e un buon Godot a tutti. Ciao!